Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa organizzata dall'associazione Non ho capito, Roberto. Noi lo vediamo. Colui in giacca e cravatta. Occhiali neri, giacca istituzionale. Si nasconde dietro un grande paio d'occhiali, insomma, però. No, adesso si mette gli occhiali professionali. No, occhiali da mio. Occhiali da mio, questi. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa organizzata dall'associazione Regalità e Trasparenza di Caserta e dalla cellula di costume di Caserta. Insieme a me c'è Occhiali neri, giacca il ormai consigliere istituzionale. comunale, se puoi silenziare. Ok, c'è il consigliere comunale Alessandro Barbieri che ha predisposto materialmente la proposta che giovedì sarà discussa in consiglio comunale e che noi ringraziamo moltissimo per la sua presenza qui con noi stasera e al quale ovviamente dopo cederò la parola per fare il punto della situazione e per capire un po' quali sono le possibilità concrete, le fattibilità di questa proposta in Consiglio Comunale. La proposta dell'anagrafe pubblica degli eletti, come sicuramente saprete, è da 2 anni ormai suonati il cavallo di battaglia delle iniziative radicali nazionali. E si è dipanata su tutto il territorio nazionale attraverso la predisposizione di raccolte firme di iniziativa popolare, su proposte di iniziativa popolare, addirittura si è immaginato in alcuni comuni la possibilità di presentare referendum su questa cosa, come per esempio a Salerno. E l'impegno da parte di tutto il movimento radicale è stato in questi 2 anni massimo su questa proposta. Ora a Caserta siamo a un punto cruciale, cioè giovedì si discuterà in Consiglio Comunale questa proposta e io vorrei fare brevemente il punto della situazione. L'anagrafe pubblica degli eletti è lo strumento, a nostro avviso, che renderebbe realmente il Comune di Caserta una casa di vetro e renderebbe veramente tutti i consiglieri comunali vicini ai cittadini e alla cittadinanza che li ha votati e sostenuti in campagna elettorale. In particolare la proposta che Alessandro Barbieri ha presentato in Consiglio Comunale e che lui poi ci descriverà nel dettaglio prevede la messa online di tutta una serie di documenti che attengono alla vita istituzionale dei consiglieri comunali, degli assessori comunali e del sindaco, a partire dalla presenza o meno in una seduta del Consiglio Comunale, se hanno votato e come hanno votato le singole proposte, qual è stata l'entità del rimborso di fondi ottenuti in campagna elettorale e nel corso dell'attività del Consiglio Comunale, ma soprattutto la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità precedente l'elezione e alle annualità correnti. Oltre a dati di natura economica, vogliamo evidentemente sapere quali sono le spese di rimborsi e di gettoni di presenza che poi il singolo consigliere ottiene per ciascuna seduta e vogliamo che tutto questo sia reso pubblico, accessibile a tutti i cittadini casertani attraverso la predisposizione sul sito internet del Comune di Caserta di tutta questa documentazione. La battaglia dei radicali su questo fronte si è sviluppata anche attraverso la sponda istituzionale che Alessandro ci ha dato, attraverso una raccolta di firme volta a istituire al Comune di Caserta l'anagrafe pubblica degli eretti. Una raccolta di firme che si è conclusa poche settimane fa, con circa un centinaio di firme raccolte in poco più che 3 tavoli. E
e all'interno dei 100 firmatari abbiamo avuto la sottoscrizione illustre del presidente della provincia di Caserta, Domenico Zinzi, che avvicinatosi al nostro tavolo si è detto assolutamente disponibile a fare propria la proposta in consiglio provinciale, e noi ci auguriamo a questo punto che, sulla scorta di quanto Zinzi ha fatto con entusiasmo al nostro tavolo sottoscrivendo la nostra petizione popolare, giovedì facciano altrettanto i consiglieri comunali di riferimento del partito di Zinzi, che sappiamo essere in consiglio in circa 3-4 unità. Due unità. E per essere naturalmente conseguenti rispetto all'azione politica e pratica che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia ha voluto manifestarci al tavolo di poche settimane fa. La nostra iniziativa di istituire l'anagrafe pubblica degli eletti fa il pari con una battaglia fortissima che noi stiamo conducendo a Caserta sull'accesso agli atti, a partire dalle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali. Su questo io voglio solo dire che esiste già da oltre 25 anni una legge nazionale, la legge del 1982, che impone ai consiglieri comunali di comuni al di sopra di 50.000 abitanti di depositare la situazione patrimoniale agli atti del Consiglio Comunale. E esiste a Caserta l'articolo 12 dello Statuto che recepisce questa legge nazionale, tra virgolette, semplicemente perché all'articolo 12 lo Statuto prevede da parte dei consigli comunali l'obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale. Quindi legge nazionale da un lato e Statuto del Consiglio Comunale dall'altro, Statuto del Comune di Caserta dall'altro. Lo Statuto del Comune di Caserta però stranamente si è riservata in termini di modalità applicative la predisposizione di un regolamento attuativo che avrebbe dovuto poi regolare operativamente le modalità di consegna da parte dei consiglieri comunali, in maniera totalmente abusiva e violando quindi la legge del 1982. Rispetto a tutto questo noi abbiamo presentato, così come la legge ci consente, una richiesta di accesso agli atti alla Presidenza del Consiglio Comunale e al Direttore Generale del Comune, dottoressa Andrisani, che circa un mesetto fa ci ha risposto picche e si è data, a nostro avviso, la zappa sui piedi. In sostanza la dirigente comunale ci ha candidamente indicato che nel Comune di Caserta non esiste il regolamento attuativo che, ai quali i consiglieri comunali dovrebbero attenersi per la deposizione della loro situazione patrimoniale, cosa che in maniera patente fuori dalla legge nazionale. Ricordiamo, c'è una legge che dal 1982 obbliga i consiglieri comunali alla deposizione della dichiarazione dei redditi. Quindi l'azione su questo è forte, noi abbiamo predisposto e lo stiamo preparando in questi giorni un ricorso rispetto a questa risposta della dottoressa Andrisani, che depositeremo al Comune e che poi chiederemo anche al consigliere Barbieri di dare un'occhiata, perché io ce l'ho qui la risposta della dottoressa Andrisani. Rispetto a tutto questo quindi il quadro è a tinte fosche. Abbiamo immaginato anche che nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì, così come voci di corridoio ci indicano, ci possa essere un accordo al ribasso. In sostanza pare che fonti ufficiose ci dicano che giovedì potrebbe approvarsi una mozione nella quale non viene presa in carico integralmente la proposta di Alessandro Barbieri, ma sul punto più cruciale, che è quello della deposizione delle dichiarazioni dei redditi, in pratica il Consiglio Comunale se ne uscirebbe con una metodologia attraverso la quale il cittadino dovrebbe effettuare una richiesta, rispetto alla quale poi il Comune potrebbe o meno riservarsi di fornire i dati entro i termini che sappiamo essere quelli praticamente delle calende greche.
che è poi quello che è già predisposto dalla legislazione del 1982 e dallo statuto del Comune di Caserta. Noi rispetto a questo accordo al ribasso ci opponiamo fortemente, noi riteniamo che la proposta di Alessandro Barbieri debba essere approvata così com'è, semplicemente perché un accordo al ribasso sarebbe assolutamente naturale e conseguenziale rispetto a quanto la legge già prevede. Io per il momento mi fermo qui e desidero però passare la parola a dottor Barbieri, che ringrazio ancora per essere presente qui al tavolo. Mi vedete su tvradicale.it con una bandiera al collo e spiego anche perché i vigili urbani, poco prima che iniziasse la conferenza stampa, ci hanno in maniera informale intimato, tra virgolette, di non esporre vessilli politici al Caffè Margherita che cortesemente ci ospita, perché ci potrebbe essere il risentimento di un politico non meglio precisato di turno. Quindi rispetto a questa cosa, che ovviamente noi non accettiamo, io ho preferito indossare materialmente la bandiera della lista Bonino Pannella, che è la lista che ci ha ospitato alle precedenti elezioni regionali. Io quindi darei la parola al consigliere Barbieri, che ringrazio. Vedo anche qui Antonio Di Lella, non so se è casuale la sua presenza, non è casuale, quindi dopo lo ringrazio, ringrazio anche Antonio Di Lella per essere presente qui alla conferenza e mi auguro che voglia anche dopo dirci due parole su questa cosa. La parola... Oh, perfetto, andiamo avanti così, potete proseguire, scusate l'interruzione, anzi. Un piacere. Dicevo, con questa nostra proposta in realtà cerchiamo di riprendere il contatto con i nostri elettori e quindi di dare un senso anche al principio di rappresentanza, cercando di spiegare loro quello che facciamo quotidianamente all'interno della casa comunale, che come diceva Francesco necessariamente deve essere una casa aperta e liberamente accessibile da tutti. Grazie agli strumenti che abbiamo, grazie a internet, oggi diciamo, in questo momento ne abbiamo una concreta, seria e soprattutto interessantissima applicazione con la vostra diretta, noi riusciamo anche a interloquire con i cittadini di Caserta che per una ragione o per un'altra non vivono a Caserta e magari anche stando a distanza di centinaia, migliaia di chilometri possono rendersi conto di quello che noi quotidianamente facciamo. Non è vero, questo serve anche la pubblicazione di tutte quelle che sono le nostre attività, ci consente anche sfatare il mito, cioè che non è vero che noi nulla facciamo, certamente c'è qualcuno che magari non fa nulla nel senso di quello che si aspettano magari i propri elettori, ma ci sono altri che lavorano e quindi non è giusto fare di tutto un erbo un fascio. Grazie all'approvazione di questa delibera poi finalmente si saprà chi fa e chi non fa e quindi, come diceva l'antico motto, conoscere per deliberare, quindi gli elettori potranno, conoscendo, decidere chi eleggere successivamente, chi votare, se riconfermare il candidato che in qualche maniera l'ha rappresentato nei primi 5 anni, ovvero scegliere di puntare su un'altra persona. Per quanto riguarda poi il punto dolente, cioè la dichiarazione dei redditi, voglio preannunciare, lo dico simpaticamente a Francesco, che io giovedì dichiarerò quanto ho dato, diciamo, ho dichiarato allo Stato, sia come consigliere comunale per quanto riguarda il gettone di presenza, adesso è un atto pubblico, non ho nessunissima difficoltà a nasconderlo, sia come e quanto ho dichiarato per la mia attività professionale, non darò l'atto ma lo certificherò dicendolo a verbale, visto che dare questo atto è diventata una cosa complicatissima, lo posso tranquillamente, mi sto facendo mandare la fotocopia dal mio commercialista che ahimè per me mi ha dato anche dei recenti dolori perché mi ha fatto pagare molte tasse, però insomma dirò qual è stato il mio reddito per l'anno 2009, anche perché questo forse, ed era questo il senso della legge dell'82, dà anche la dimostrazione di, forse che chi fa attività politica a volte deve essere anche libero di poter decidere liberamente, non avere pressioni e condizionamenti dovuto forse a una condizione economica che a volte insomma, non è molto favorevole, e questo dà parecchia libertà soprattutto a chi come me, insomma io sono libero professionista, c'è il consigliere qui Antonio Di Lella, sicuramente anche lui è libero da qualsiasi condizionamento, il fatto di avere un proprio lavoro, una propria dignità ci rende la possibilità anche di poter dare con serenità il nostro apporto alla città.
Ok, ringraziamo Alessandro Barbieri, consigliere comunale a Caserta, per la sua presenza qui. Io vedo tra gli ospiti qui presenti Antonio Di Lella, che è consigliere comunale del PDL e che è stato invitato a questa conferenza stampa e che ha accolto, e lo ringrazio veramente tantissimo per essere qui, e gli lascio volentieri la parola anche per capire quale sarà il suo comportamento di voto giovedì prossimo e che aria tira all'interno del centrodestra. La parola ad Antonio Di Lella. Allora, ti dico, Antonio, che noi siamo in diretta su www.tvradicale.it, che è la TV delle associazioni radicali presenti sul territorio. Grazie Francesco, io brevemente ti ringrazio per quest'altra iniziativa. Ringrazio te, i tuoi amici, i tuoi militanti, appunto, di quest'altra iniziativa importante che è stata presentata dall'avvocato Barbieri già diverso tempo fa, e come in altre occasioni mi vede particolarmente d'accordo, insomma, su determinati argomenti che sono all'ordine del giorno anche in campo nazionale, e penso che troveremo ampi margini, ampi consensi da tutti e due gli schieramenti, insomma, sia di centrodestra che di centrosinistra. Io penso che quando ci sono delle iniziative importanti, quando ci sono, ecco, come questa, che, come giustamente faceva notare l'avvocato Barbieri, devono far avvicinare il cittadino all'amministrazione, all'ente pubblico che praticamente gestisce le risorse di tutta la comunità, queste iniziative devono trovare il consenso, il più ampio consenso. Quindi sono sicuro che giovedì in consiglio io preannuncio il mio voto favorevole, e sicuramente ci saranno sicuramente tanti altri di centrodestra come anche di centrosinistra. Ripeto, è un fatto proprio trasversale, insomma. Anche in altre occasioni c'è stata questa opportunità, e io sono ringrazio ancora una volta Francesco, appunto, di questa opportunità. In questo momento particolare di crisi mondiale, di difficoltà economiche, finanziarie in tutti i sensi, io penso che sia importante non solo a livello nazionale ma anche a livello locale la partecipazione, l'impegno di persone che vogliono veramente il bene della collettività e della propria città. Io inizio a dire già da adesso che l'anno prossimo a Caserta si voterà e i cittadini dovranno scegliere le persone che hanno dato dimostrazione di volere veramente il bene della città, di voler affidare a loro la gestione di un momento veramente molto difficile, perché io sono sicuro che alla luce di questa finanziaria che stanno votando ci sarà sicuramente delle ulteriori momenti di sacrifici veramente, veramente molto molto duri. Quindi in momenti del genere c'è bisogno di tanta buona volontà da parte di chi veramente vuole fare il bene della città. Quindi ringrazio Francesco e tutti voi veramente di questo impegno che voi mettete sempre, sempre disponibile per tutte le occasioni. Grazie. Grazie davvero ad Antonio Di Lella, consigliere comunale del PDL, che ha annunciato il suo voto favorevole al consesso di giovedì prossimo, e noi lo ringraziamo perché è davvero stato da anni sempre disponibile a svolgere per esempio il servizio pubblico di autentica delle firme per le proposte di legge, per la sottoscrizione di liste elettorali, davvero sempre disponibile. Quindi grazie pubblicamente anche per questa tua presenza di oggi. A questo punto io do la parola a Domenico Letizia, che è il segretario della cellula Coscioni di Caserta. Ringrazio anche Domenico per essere qui, ovviamente lui è stato tra gli organizzatori dell'evento di oggi, e direi che Domenico passa da qua così si può tranquillamente visionare anche su tvradicale.it. Un attimo solo e do la parola a Domenico.
Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio TV Radicale oggi per la presenza che ci permette, per quello che ci permette di fare, per la registrazione che sperando molti cittadini, non solo casertani, possano visionare grazie alla TV e al sito che ricordo www.tvradicale.it. Quindi invito tutti a seguire questa diretta. Come ricordava Francesco Giaquinto, l'iniziativa è sostenuta e organizzata dall'Associazione Luca Coscioni di Caserta e dall'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza, e questa è una battaglia importantissima per la città di Caserta. Ricordiamo che ad un anno dall'approvazione del testamento biologico qui a Caserta, di cui manca soltanto il regolamento, riuscire a portare in consiglio comunale anche quest'altra vertenza rappresenterebbe davvero una vittoria radicale nella città di Caserta. Ciò che ci tenevo a ricordare è che l'anagrafe degli eletti, la votazione dell'anagrafe degli eletti da parte dei politici non ha scuse, perché qui non si tratta di scelte etiche o morali a cui una parte politica potrebbe essere contraria o disapprovare, qui si tratta semplicemente di trasparenza amministrativa, si tratta semplicemente di mettersi di rendersi pubblici e chiari con i propri elettori. Caserta, ricordo che come tutti sapranno, è una provincia e di magagne in questa città ce ne sono state. Quindi l'anagrafe degli eletti in questa città rappresenta davvero una rivoluzione. Come dicevo, qui non è una questione etica e morale, quindi mi auguro che il Consiglio Comunale di tutte le forze politiche di destra e di sinistra, compatte, perché devono essere compatte sulla trasparenza amministrativa, diano il loro voto favorevole, e chi dichiara contrario ovviamente ne avrà responsabilità politica con i propri elettori, perché votare no all'anagrafe degli eletti significa anche poi risponderne alla cittadinanza, perché votare no significa anche dire perché ho votato no, perché come dicevo qui non è una questione etica e morale, ma si tratta semplicemente di trasparenza amministrativa, e diciamocelo chiaramente, chi vota no è perché ha qualcosa da nascondere. E quindi speriamo domani, cioè speriamo giovedì, alle ore, il consiglio si avrà alle ore 18, anche alle 9:30 di mattina, giusto? Saremo anche lì presenti, anche noi in consiglio comunale, sperando, stiamo lavorando anche per questo, di trasmettere tutto in diretta, quindi tutti gli ascoltatori e tutti coloro che quel giorno saranno sintonizzati su TV Radicale potranno vedere con i loro occhi chi è che vota favorevole e chi è che vota contrario all'anagrafe degli eletti. Oggi diciamo abbiamo avuto conferma che l'anagrafe degli eletti, almeno in teoria, è apprezzata sia dal centrosinistra che dal centrodestra, in quanto abbiamo rappresentanti di cui prima abbiamo sentito la loro opinione, che dichiarano che le loro parti politiche sono pronte e predisposte a votare favorevole a questa comunque vertenza. Lo ripeto e ci tengo a sottolinearla questa cosa: chi giovedì voterà contro l'anagrafe degli eletti poi dovrà renderne partecipe alla cittadinanza della propria scelta, perché qui si tratta semplicemente di trasparenza amministrativa, e quindi si tratta semplicemente di rendersi chiari e trasparenti ai propri elettori. Quindi speriamo che anche a Caserta questa battaglia, finalmente dopo tante votazioni e tanti rinvii, abbia successo. Ci tengo a questa cosa. Grazie a Domenico Letizia. Ricordo anche che Alessandro Barbieri ci ha provato due volte, no? Far discutere il Consiglio Comunale della proposta di anagrafe pubblica degli eletti, e entrambe le volte mi pare proprio dal PD sia venuta, con il capogruppo, allora capogruppo Toscano, non so se è ancora capogruppo Toscano, ancora capogruppo, non è più capogruppo, c'è stata poi da parte sua la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, che poi ha fatto di fatto saltare questa discussione in Consiglio Comunale. Quindi questo è un altro punto. A questo punto, prima di chiudere, do la parola al tesoriere dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza, Elio De Rosa, e poi chiudiamo la conferenza stampa. La parola a Elio De Rosa. Ciao a tutti,
Volevo solo ricordare che all'Anagrafe dei Dialetti questo strumento non lo stiamo proponendo solo a Caserta, ma anche in altri comuni della provincia di Caserta. Per ora ci siamo adoperati a raccogliere firme a Santa Maria Vico e speriamo che a Caserta venga approvato e sia il comune capofila e monito per gli altri comuni a farlo approvare a livello provinciale. E questo volevo dire, cedo la parola se qualcuno tra il pubblico vuole parlare. Ci sono domande? Ok, grazie Elio. A questo punto non so se ci sono domande da parte dei giornalisti. Domande da parte della regia di TV Radicale? Beh, vogliamo chiedervi questo: quanto tempo è durata questa battaglia e se oltre ai due consiglieri che salutiamo e ci scusiamo per l'inconveniente tecnico che ha determinato una breve interruzione della conferenza stampa, quanti altri consiglieri, cioè ritenete innanzitutto che finalmente si possa arrivare giovedì alla approvazione? Allora, guarda, o alla discussione addirittura, perché allora, visto che mi avete detto che è saltata tre volte. La discussione è aperta. Considera che all'interno del Consiglio Comunale c'è Antonio Dell'Aquila, che è il consigliere comunale di Sinistra e Libertà, candidato alla presidenza della provincia di Caserta alle scorse elezioni provinciali, che tra i punti principali del suo programma governativo in provincia aveva indicato proprio l'anagrafe pubblica degli eletti. E lui, sentito qualche giorno fa, mi ha assicurato il suo voto favorevole. È evidente che sorprese negative sicuramente ne usciranno sia dal centrodestra che dal centrosinistra, quindi davvero c'è da aspettarsi di tutto. Io confido nella presenza di persone libere in consiglio comunale, anche perché sembrava per esempio che ad ottobre scorso l'approvazione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà al comune di Caserta fosse una cosa impossibile, e poi lì al consiglio comunale i consiglieri ci sorpresero positivamente. E quindi io mi auguro che la sorpresa positiva arrivi anche giovedì, per cui noi ci batteremo nelle prossime ore per chiedere ai consiglieri comunali che non sono venuti qui stasera, ma con i quali abbiamo stretti contatti, come voteranno e se ovviamente sosterranno la proposta in consiglio comunale. È una battaglia aperta, è un consiglio comunale all'interno del quale si discuteranno di moltissime altre cose, l'anagrafe pubblica degli eletti al punto 10. Mi auguro anche che i consiglieri comunali non vengano già in pantaloncini e che non abbiano la macchina pronta per andare in vacanza, per cui il nostro impegno sarà massimo. Ci sarà una presenza di un drappello radicale al consiglio comunale, predisporremo anche una diretta video, come è stato già detto, o quantomeno sicuramente audio integrale della seduta, e quindi dobbiamo solo farci gli in bocca al lupo. Ecco, un'altra domanda che arriva dalla chat, Rodolfo Viviani, che vi chiede se è prevista la diretta della seduta del consiglio comunale, cioè il testo della delibera prevede questo anche? Allora, la delibera di consiglio comunale ovviamente predispone anche la pubblicazione di tutte le sedute del consiglio comunale, perché questa di Alessandro Barbieri è la proposta che trovate anche sul sito www.radicali.it. Perché Alessandro Barbieri se l'è praticamente presa, e noi ovviamente lo ringraziamo per questo, integralmente dalla nostra attività militante che ormai da 3 anni ci vede impegnati. Perfetto. Okay. Da parte della stampa non vi sono domande, quindi curiosità. Da parte della stampa non ci sono domande, quindi noi chiudiamo per il momento qui la conferenza stampa. Io, se voi siete d'accordo, saluterei prima gli ospiti presenti, poi magari potremo fare anche fra... Ma sono ancora presenti i consiglieri? È possibile fare una domanda a tutti e due i consiglieri? Ci sono ancora i consiglieri, se volete allora, fare una domanda sì, sono qui. Sia ad uno che all'altro, insomma, se è possibile. C'è Roberto, la TV Radicale. Ecco. Vai. Spero che il consigliere Alessandro Barbieri mi senta. Volevo fare innanzitutto ringraziarlo e
per il fatto di essersi fatto interprete di questa battaglia, che è una battaglia di civiltà. Io voglio chiedere questo al consigliere: se non ritiene urgente che all'interno, diciamo, che questa non sia soltanto la battaglia dei radicali, ma che in questo caso anche il suo partito si faccia interprete di questa battaglia per riproporlo in quanti più comuni possibili in tutte le istituzioni e anche a livello parlamentare nazionale. Guardi, io forse non l'abbiamo specificato, adesso sono quasi senza partito, nel senso che prima era il capogruppo del PD. Sì. Penso che sia una battaglia non di, solo di civiltà, ma anche di intelligenza. Se andiamo a fare i consigli comunali, io personalmente, se sottraggo tempo al mio lavoro e alla mia famiglia, è perché vorrei sperare, insomma, di fare qualcosa di positivo. Se la gente non riesce a comprendere questo, però le posso dire che in altre realtà, a differenza che a Caserta, il PD si è fatto promotore di questa battaglia, diciamo, di civiltà. A Napoli è stato lo stesso presidente del consiglio comunale che del PD a farla approvare. Se ricordo bene, la vecchia giunta Bassolino era sempre stato il PD a farla approvare. Mi sembra anche un modo intelligente di interloquire con l'elettorato, altrimenti la disaffezione sarà sempre più forte e nel momento in cui l'elettorato è molto disaffezionato compaiono poi sempre quei fenomeni molto singolari di personaggi incredibili che poi in realtà, certo, grazie a questa forma di disaffezione riescono a non fare nulla e a creare solo danni. Ecco, perché in questo modo si rimette al centro della politica, si rimettono al centro della politica le istituzioni e non, diciamo, il populismo e la demagogia, e questa è la cosa fondamentale, io ritengo, no? Ma penso che in questo momento, se non mettiamo al centro le istituzioni, al di là di quella che è la deriva partitica, voi poi su queste battaglie siete sicuramente molto più avanzati di altri partiti, avete una struttura molto più leggera, ma se non rimettiamo al centro le istituzioni non riusciamo neanche più a interloquire con il corpo elettorale, i partiti non riescono più a interloquire col corpo elettorale, allora se non lo fanno le istituzioni non c'è più mediazione, non c'è più nulla. Quindi, avvocato Barbieri, possiamo contare sulla sicura discussione della delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti giovedì mattina? Ci sarà l'impegno da parte di tutti voi? Penso che si discuta, è arrivato il momento di discutere, non ha più senso rinviarla. Perfetto. Guardi, l'unica cosa che faceva paura, forse perché siamo al sud, è il dichiarare i propri redditi, però penso che questo poi alla fine si può superare tranquillamente. Perfetto, la ringrazio. Prego. E non perché siano redditi alti, forse qualcuno ha paura di dover dichiarare che non ha reddito, questo è il problema. Perfetto, la ringrazio, avvocato. E se possibile, Roberto, sì, se possibile, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, se è possibile sì, se è così gentile. Sì, sì, eccolo qua, eccolo qua. Perfetto. Ecco, saluto anche il consigliere Di Liella del PDL, è bello che per una volta, diciamo, un provvedimento sia approvato, speriamo almeno che venga approvato in maniera bipartisan dalle forze del centrodestra e dalle forze del centrosinistra. Ma lei che aria tira nel PDL? Nella PDL, lei ritiene che i suoi colleghi saranno del suo stesso avviso? Sì, io penso che ci sarà sicuramente un ampio consenso, anche se le dico con tutta sincerità, con i problemi che ci sono nell'interno del PDL, sono molto, alcuni dei nostri sono più attenti a queste faide che ci sono all'interno di questi problemi politici che, insomma, partono da Roma e si allargano a macchia d'olio anche a livello locale. Ma sicuramente io penso che la questione dell'anagrafe degli eletti, come anche tante altre questioni, anche la questione morale adesso che si sta facendo, si sta tanto dibattendo su questo, sono tutti argomenti molto validi. Però voglio dire, c'è bisogno di discutere, ecco, di mettere al centro dell'attenzione, come diceva Alessandro, proprio le istituzioni e il senso del dovere che dovrebbe attraversare le nostre persone. Quindi io comunque sono ottimista per questa
per questa votazione dopodomani sicuramente penso porteremo a casa un risultato positivo. E sarà un segno di civiltà per tutto il comune di Caserta, per i suoi consiglieri comunali, veramente diamogli in bocca al lupo anche al consigliere Di Lella, che perché si faccia interprete presso i suoi colleghi, perché innanzitutto vi sia il numero legale cioè di mattina e perché venga discusso magari, adesso non so che punto è all'ordine del giorno, ma se tra le ultime cose venga invertito l'ordine del giorno e venga discussa magari per prima cosa, visto che è una cosa su cui mi pare vi sia un consenso trasversale tra le forze politiche di Caserta. Certamente, certamente. Bene, ringraziamo. Certamente, allora, non ci sa. Grazie a lei. Ringraziamo anche il consigliere Di Lella. Ok, Roberto. Chiudiamo qui il collegamento con Caserta, quindi ringraziamo i compagni, a meno che non c'è qualcosa che volete aggiungere. Aspetta un secondo, Roberto. Sì, prego. C'era Luca Bove che voleva fare... Ah, Luca, finalmente lo rivediamo, Luca. Lo rivediamo su TV Radicale, era 2 giorni che mancava. Vieni, no, lo Luca. Stiamo. Ah, è scomparso da 48 ore, non sappiamo dove sia. Ho capito. Ma è in collegamento telefonico? Sì, è collegamento telefonico. Ah, speriamo di non avere disturbi da cellulare, allora. Un secondo solo. Prego. Ho aspettato la tua chiamata. Sì, non ti preoccupare. Beh, intanto ricordiamo a chi ci sta seguendo su TV Radicale che questa è una bella giornata per Caserta, perché evidentemente abbiamo assistito ad una conferenza stampa organizzata da Radicali Italiani, dall'Associazione Radicale di Caserta, Legalità e Trasparenza, che ha visto la presenza di un consigliere di centrodestra e di un consigliere di centrosinistra. Per una volta, diciamo, le due coalizioni si appaiono almeno d'accordo, e così sarà sicuramente, non abbiamo motivi per dubitarne, perché non dubitiamo dell'assoluta buona fede dell'impegno che i due consiglieri si sono assunti, di essere uniti nell'approvazione dell'anagrafe pubblica degli eletti. Ecco, Roberto! Sì! Abbiamo Luca Bove in linea, ecco, io provo a metterti in prima voce. Perfetto! Luca! Vai Luca, parla! Luca, sei in diretta, prego! Luca, non riusciamo a sentirlo però. Non riusciamo proprio a sentirlo. Ecco, adesso sì. Il tema della conferenza della Radio Pubblica di Gretti, che ormai più da 1 anno il consigliere comunale Alessandro Barbieri presenta in consiglio comunale e che da più di un anno non viene discusso. E in maniera impegna che i due partiti principali, e quindi tutti, non discutere la Radio Pubblica di Gretti, che è uno strumento prezioso per la politica catastana e per tutta la politica italiana. Speriamo che il Consiglio Comunale, il prossimo Consiglio Comunale, che nel merito si svolgerà questo domani, riusciremo almeno a far discutere la Radio Pubblica di Gretti. Penso sarebbe approvata per un grande successo per la vera politica, per la politica che conta, per la politica che vuole trasformare i palazzi di vetro, dove i cittadini possono entrare e vedere ciò che, come lavorano i vari amministratori. Sarebbe un grande successo anche per noi Gaetani, che stiamo lavorando anche su pubblico di diretto ormai da più di un anno. Speriamo che questo strumento venga applicato, senza testa e via altrove. Mi rammarico molto di non essere presente sia oggi in conferenza stampa di persone sia in consiglio comunale, ma so che posso contare sui miei compagni che faranno un lavoro molto prezioso e faranno molta pressione sui vari consiglieri per far applicare questo strumento che anche su faccio un piccolo passo indietro. Al 1 giugno, quando noi radicali in Caserta abbiamo presentato la richiesta di accesso agli atti, come recita la legge nazionale, ogni consigliere comunale di un capoluogo o capoluogo di provincia è obbligato a dichiarare il suo 740. A Caserta ciò non succede e quindi il comune di Caserta è irregolare su questo fronte. E anche su questo fronte noi radicali in Caserta faremo delle iniziative in maniera legale che porteremo avanti davanti al
bene, saluto a tutti, buon lavoro a tutti. Grazie Luca, speriamo di rivederti. Grazie Luca, speriamo di rivederti presto su TV Radicale. Salutiamo, vediamo Elio De Rosa. C'hai da aggiungere qualcosa, Elio? No, no, un saluto a tutti e grazie a voi tutti per il supporto tecnico, allo staff di TV Radicale, Rodolfo Viviani, tutto perfetto, spero. Sì, tutto perfetto, Elio, anche grazie al tuo impegno. Salutiamo anche Elio De Rosa, che è il tesoriere dell'associazione Michele Caserta Libertà, Legalità, scusate, e Trasparenza, e lo ringraziamo perché sappiamo che si è reso possibile questo collegamento per vedere, per far conoscere questa conferenza stampa, lo si deve proprio grazie anche alle sue competenze tecniche. Abbiamo avuto un piccolo problema a metà della conferenza stampa, ma ci servirà come esperienza per la prossima volta. Per la prossima volta sicuramente non avremo di questi problemi. Salutiamo Elio De Rosa e riprendiamo la linea dallo studio, ricordando che eravamo in collegamento con Caserta presso il Caffè Margherita, dove si è svolta la conferenza stampa dei compagni radicali di Caserta, i quali hanno invitato alla loro conferenza stampa il consigliere Barbieri del centro-sinistra e il consigliere Di Leila del centro-destra, proprio perché fatta questa conferenza stampa, proprio perché giovedì prossimo in mattinata alle 9.30 è convocato il Consiglio Comunale e che ha all'ordine del giorno l'approvazione della delibera, la discussione e l'eventuale approvazione della delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti. Vi ringraziamo per l'ascolto, ricordo che anche questo documento sarà possibile rivederlo su TV Radicale, sul nostro sito in modalità on demand, sul sito www.tvradicale.it. Un saluto a tutti. Ciao Elio!